Con l'onorevole Matteo Mantero, il Movimento 5 Stelle sicuramente ha dato molta importanza al tema del gioco pubblico. Voi avete fatto veramente tanti interventi, partendo anche da questo disegno di legge che è appunto stato licenziato dalla Commissione Affari Sociali, che adesso appunto sta facendo i vari passaggi parlamentari, un disegno di legge appunto sul gap. Che cosa ci può dire, che cosa vi aspettavate anche come Movimento 5 Stelle? Perché c'è stata una forte collaborazione fra tutti voi nel Comitato Ristretto, però poi alcune cose non vi sono piaciute? Sì, diciamo che c'è stata un'operazione che ha riguardato più o meno tutti i gruppi. In realtà abbiamo fatto un lavoro comune, diciamo che la direzione all'interno della Commissione era quella di andare nella direzione comune, quella di contrastare quella che è poi una vera e propria malattia, perché ci dobbiamo ricordare che il gioco d'azzardo patologico è una malattia, una dipendenza, non da sostanze, ma una dipendenza come la tossicodipendenza, come la dipendenza da alcol e così via. E quindi il lavoro è stato comune e abbiamo, secondo me, ottenuto un ottimo risultato, andando anche nella direzione che ci era proposta dalle associazioni che da anni lavorano sul territorio con i malati da gioco d'azzardo patologico. Alcune cose effettivamente, per alcune cose secondo noi siamo stati un pochettino timidi ed è proprio nella scelta anche del tipo di gioco che dobbiamo andare a contrastare. Io mi sono letto questo fine settimana il libro e l'ho trovato anche molto interessante, perché riesce a dare un quadro completo di quello che è il fenomeno del gioco d'azzardo, e sono anche stato molto contento che iniziasse a parlare proprio dello movimento slot mob, perché al momento le slot machine e le videolotterie sono la parte più importante del problema, riguardano più del 50% di quello che dell'industria del gioco d'azzardo e sono quelle che sono immediatamente che incontriamo tutti i giorni, no? nel bar, nella tabaccheria e così via, quindi sono quelli più immediatamente, si può dire, infettivi. Se questa è una malattia, sono quelli che ci danno, che facilitano la diffusione del contagio. E quindi il fatto che si parlasse di questo movimento slot mob che va proprio a cercare di creare un circolo virtuoso, per cui si cerca di ridurre la diffusione di questi apparecchi, soprattutto appunto nelle tabaccherie, nei bar, nei locali commerciali, che sono quelli a contatto anche con i minori, sono quelli in cui più facilmente giocano i minori e che possono dare anche un imprinting positivo ai bambini, perché se io sono abituato a vedere quotidianamente gente nel bar dove vado a far colazione che gioca, o addirittura molto spesso abbiamo visto anche delle immagini di genitori che magari giocano solo il resto della colazione, però lo giocano nella macchinetta col bambino di fianco, magari per farlo stare bravo gli fanno schiacciare il bottone a lui o mettere la moneta a lui, questo che è una sorta di imprinting nel bambino che gli trasmette. Bene, se lo fa la mamma, se lo fa il papà, il gioco è una cosa buona. E questo, unito al fatto che ci sono, ad esempio, non so, sale bingo in cui ci sono nursery per i bambini, al fatto che in posta si vendono i gratta e vinci, al fatto che ci sono nelle sale giochi degli apparecchi che si chiamano Ticket Redemption, che sono apparecchi in tutto e per tutto uguali alle slot machine, con la differenza che danno dei regalini, che però io già i ragazzini di 12, 13, 14 anni giocano a queste cose qua, stiamo creando di fatto una generazione di giocatori, stiamo allevando una generazione di giocatori. Quindi ridurre, un po' divagato, però ridurre questa diffusione è fondamentale. Ma secondo me non ci dobbiamo fermare qui, dobbiamo anche guardare avanti. E proprio oggi la Commissione Europea ha chiesto ai Paesi membri di fare un passo avanti verso la protezione dei cittadini, dei consumatori dal gioco online, e ritengo che su questo nella nostra proposta di legge siamo stati un po' leggeri. Il gioco online è quello che è sicuramente più pericoloso, è quello in più rapida diffusione ed è quello più incontrollabile, perché mentre per le sale gioco, per le slot possiamo mettere degli orari di apertura, dei limiti di posizione e così via, l'online ognuno gioca a casa sua, nella sostanza diventa alienante, ovviamente posso passare ore e ore davanti al computer, e quindi quello è sicuramente la forma, è il futuro del gioco d'azzardo, e quindi è su quello che dovremmo incidere. E perciò secondo noi è molto importante
includere anche solo come segnale all'interno della proposta un aumento della tassazione o, meglio ancora, una riduzione del payout del gioco online. Perché il payout è una sorta di pubblicità occulta. La vincita, il pagamento, avere percentuale di vincita, di pagamento molto alta è un'attrattiva per il giocatore, e i giocatori compulsivi sanno bene quali sono i giochi che pagano di più e quelli che pagano di meno, e quindi si sta cercando più di investire in questo tipo di gioco anche con payout molto alti. Quindi secondo noi incidere in questa proposta di legge con una riduzione del payout del gioco online è un segnale molto forte che non lasceremo neanche quel campo aperto all'industria del gioco d'azzardo, ma cercheremo di limitare e ridurre il pericolo che c'è anche in quella direzione.